In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente Ho disponibile su vissuto tutta la Parallelo mia 42. infanzia a Venezia, che è un luogo così eccezionale. Sono stata portata che ero piccolissima, io sono romana, ma ho vissuto molti anni lì e ho un po' deciso di fare i lavori pubblici, che questa è anche una sfida, cioè perché i lavori pubblici si fanno attraverso una serie di gare, insomma è tutto piuttosto complessa la questione, però sono nati questi primi lavori al Corviale e il tema era riorganizzare appunto un piano che era il piano libero, un po' come il Mite d'abitazione di Le Corbusier che abbiamo citato prima, era un piano che doveva essere fatto per servizi che diventava invece appartamenti. Riqualificare, cercare di non demolire questi oggetti, inserire dei sistemi, no, di energia, che vuol dire come in quel caso riqualificare, creare come detto nel film, anche delle aree comuni dove la gente può stare. Le case chiaramente sono piccole, quindi c'è bisogno di spazio per stare insieme, cioè, ognuno poi lo usa in modo diverso, quindi è abbastanza interessante. Chi ci gioca a carte, chi ci gioca a pallone, chi ci fa delle cose, chi ci mette le piante, quindi diventa anche un grande laboratorio di idee per lui. Perché tanto si trasformano, per esempio, tutti questi spazi che sono stati pensati per le macchine, no? Noi abbiamo purtroppo questi grandi complessi che sono stati fatti in quegli anni, pieni di asfalto, pieni di parcheggi, pieni di aree che invece possono essere, no, rivalutate, ripensate anche come aree verdi, e poi inserire dei servizi, inserire comunque dei semi, diciamo, chiamiamoli così, di energia che funzionano. Io sono ormai vicina da anni che lo frequento. Questo piano, che è uno solo, però ha poi indotto responsabilizzazione anche negli altri cittadini, per cui si innescano dei meccanismi anche di auto, no? Di auto, quasi di Autosviluppo. autostima, sì, perché loro si vergognavano di avere il Corviale, di vivere al Corviale, invece oggi questa cosa non. E poi c'è una grande energia che viene dal basso, Quindi, questo è insomma, un luogo dove anche interessante. i cittadini hanno uno spazio di creatività, no? È bello Certo. questo discorso della non ghettizzazione, perché giustamente, come dice lei, se mettiamo tutte le persone con un determinato disagio insieme, il disagio si amplifica. Sono rimasta colpita dal bellissimo progetto di Big a Copenaghen, il Parco Superkilen, costato 30 ettari, solo 8 milioni di euro, e ha ribaltato il PIL della città con questa area che era degradata. Insomma, diciamo che sì, ci sono progetti molto interessanti, purché siano consentiti dalle amministrazioni Domanda pubbliche. complessa, direi. Allora, La domanda è complessa. la parte sociale, diciamo, non c'è un'evidenza politica, ideologica, secondo me, nel fare arte. Mi è rimasto in mente il pensiero di Maurice Blanchot, che in un libro in cui parlava di scrittori engagés degli anni 50 in Francia, diceva che uno scrittore che scrive, quando scrive, scrive. Il valore del suo lavoro è quando riesce a palesare determinate cose, che poi possa palesare dei contenuti che abbiano anche dei valori sociali, politici, eccetera, eccetera, penso che sia possibilissimo. La mia parte di impegno sociale si possa vedere in una sorta di dimensione attitudinale e nella difesa di determinati valori di qualità, usare citazionismi di varie provenienze, di varie arti, sono appunto il tentativo di tenere allargati i confini delle compartimentazioni e di fare del meticciaggio culturale, una qualità che permette innovazione linguistica allo specifico artistico, freschezza esperienziale, perché appunto cercare di portare più naturalezza e avvicinare le cose anche, un po' come diceva Mozart, che la sua musica può essere apprezzata anche solo in maniera sensuale e corporale, e che più uno conosce la musica, più uno riesce a capire l'architettura e le grandi innovazioni
realtà che lui faceva anche Come nella si prefettura. mantiene la professionalità nella multidisciplinarietà? Perché è importante, dice, io ho un'idea, ma poi come la realizzo questa idea perché sia, no, perfetta? E poi a cosa serve il suo, a quale contributo offre il suo lavoro alla società? La meraviglia certamente è un contributo alla società, Lei ha immagino. usato un termine bellissimo che è il come, adesso. Mi ricordo il mio professore Luciano Fabbro che era sempre fissato sul come, perché in arte non è molto importante cosa si fa, ma come lo si fa, no? Quindi diciamo come Homo Faber io posso occuparmi del come e quindi devo riuscire a costruire la lingua in modo da rispettare l'idea, soprattutto gli attributi sensibili che ha questa idea. In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.